Grazie. Grazie. Allora, un microfonino ci sarebbe. Credo, si vede di no. Ah, qui c'è sì. Magari vediamo di venire qua, così riusciamo a sentire. Allora, Fondazione Umanitaria, non so chi siete, siete uno squadrone. Dice il solito. Grazie, scusate, se però. Fuori c'era un cartello che dice incontro fascina appena segnato. Noi ci hanno dato l'altro ieri, per cui siamo proprio. E vedete che siamo così anche poco coordinati forse in termini di presentazione, ma questo lo scelgo. Comunque la fascina San Bernardo, credo che lo conosciate, è situata nel parco della Vettabbia, sostanzialmente a ridosso della pazzia di Chiaravalle, con accanto vicino la stazione di Rogoredo, il centro di Rogoredo. Quindi diciamo logisticamente è molto abbastanza ben collegata, che per noi è abbastanza importante, perché poi vi dico qual è l'obiettivo che vogliamo realizzare. Il Parco della Vettabbia è un parco sostanzialmente agricolo, la cascina questa vocazione aveva, e questa in un certo senso vorremmo cercare di mantenere. Adesso sto tornando sulla cascina di per sé, no, sulla foto. La cascina è costituita da due corpi, un corpo est e un corpo ovest. Sono tutti abbastanza malorati, e questa sarà il costo più elevato per la ristrutturazione. Cosa vogliamo farci? Poi magari l'architetto Pulizzi la porterà più nel dettaglio se volete. Noi vogliamo farci un centro di formazione professionale anche per soggetti. Non so se conoscete la Fondazione Società Umanitaria, noi abbiamo un'indicazione per fare corsi di formazione per anche soggetti come voi, ma soprattutto parlo di piedi olimpici, sempre di professione di esame per la sollevanza. Ecco, quindi prima faremo subito corsi di maturata per attività didattiche e con la possibilità di ricevere magari delle presenze, delle visite, quindi eventualmente didattiche insieme. Noi dobbiamo fare mantenere la cascina come vocazione agricola, dicevamo, quindi una delle peculiarità in termini di formazione sarà quella di formare degli agricoltori giovani e meno giovani. Cioè, e in questo ci aiuterebbe notevolmente il poter usufruire di alcuni terreni che diciamo, alcuni li abbiamo già assegnati in bando, gli altri che stiamo chiedendo al comune, perché mi collego subito a quello che potrebbe essere la destinazione possibile per Expo, perché una delle caratteristiche che sapete della zona da San Bernardo a Chiaravalle, che i padri cistercensi avevano sviluppato, che erano le Marcite. Le Marcite sono stato il primo esempio di attività agricola sul territorio con delle grosse rese. Non so se conoscete, questo è la città magari, che sono otto cascine nel Mantovano, nel Cremonese. Dunque, nelle cascine si fanno anche otto spalci. Otto spalci, non so se sa cosa serve, lo spalcio è il taglio del spalcio. Spalcio, cioè falciare l'erba, che significava mangime assicurato per tutte le mucche di notte. Quindi credo che potrebbe essere un ottimo per questa sintesi, perché
passato il tempo, noi la ristrutturazione diciamo murale poco diciamo, ma forse a presentare la radio le marcite come elemento diciamo originale per dare già territorio milanese e militare sia abbastanza interessante. La marcita è questa, non so se voi la conoscete come è strutturata, cioè sostanzialmente con le acque di percorso regole, no? Che possono essere da risorgire a temperatura diciamo, 20 gradi, anche l'inverno si riesce a far crescere. Quindi io, l'ultima cosa che vorrei dire è l'obiettivo di svolgere anche una ristrutturazione estremamente conservativa, stavo parlando prima con i nostri esperti di costruzione, far sì che i muri possano mantenere la loro caratteristica integrale, parlavamo di tecnica con Gesù. E anche di far sì che il consumo energetico della cascina sia molto derivi da energie sostenibili. Stiamo lavorando, speriamo di andare in fondo, abbiamo appena cominciato, al progetto di utilizzo delle acque reflue del depuratore di Mosello, non so se sapete, il depuratore di Mosello scarica acqua a temperatura tra i 20 e i 25 gradi, potete immaginare con un calore possiamo utilizzare per usare com'è? Con una bomba di calore possiamo utilizzare le acque che non fa che ciclano per scaldare e quindi ci troveremo a poter gestire senza nessun intervento particolare questa fonte di energia notevole scaldare e raffreddare. Io vi ringrazio per quello che so, cercheremo di fare il festa possibile, ma non riusciamo ad arrivare per l'Expo, mi sa che oltre alla presentazione delle cascine. Anche ieri. Noi abbiamo sempre sostenuto come associazione che noi saremo l'Expo che rimarrà. Ah, ma poi questo ci servirà poi nel tempo per prendere l'impresa di Expo e quindi insomma li prendiamo un po' più tardi, ma alla fine li prendiamo più presto. Va bene, grazie. Io starei sul territorio però meglio conosciuto perlomeno come si sta adesso cercando di diffondere sempre di più Valle dei Monaci, perché è un'area molto particolare del tessuto urbano e quindi non so, chiederei, abbiamo due di soggetti che lavorano su quest'area oltre a Cascina San Bernardo, Casa Caravalle e Cascina Gerola. Prego. 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 Prego.